Attenzione, attenzione! Il programma che sta per andare in onda si propone di utilizzare un linguaggio esplicito come parolaccio o volgarità. Se siete particolarmente sensibili a certi argomenti, la conduzione vi invita a non ascoltarlo. Ogni riferimento a persone esistenti o a fatti realmente accaduti è puramente casuale. Grazie. Ed eccoci qua a una nuova puntata dell'Universal Show. Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata dell'Universo Show, il programma proprio bello bello. Qui con voi c'è sempre Simone e Cimino De Martino, e su Skype invece c'è il mitico, quello che è venuto ieri, il grandissimo, l'onoratissimo DJ, sì. No, DJ. Vabbè, aspetta, con calma. Non devi iniziare subito così, perché sennò ti fai odiare, capito? Quindi devi fare le cose con calma. Allora, il mitico Davide Rosselli, in arte. Ma che cazzo di nome è Johnny Total? Mi spieghi? Oh, senti, allora, praticamente il mio nome d'arte è nato tipo così, no? Allora, io seguivo. Mettimi tipo la musica di Super Party. No, non ce l'ho, purtroppo. Aspetta, però posso usare un'altra base. Aspetta, se riesco a trovare. Parla, intanto inizia a parlare tranquillamente. Allora, ragazzi, per tutti quelli che sono all'ascolto, anzitutto, vabbè, buonasera, perché stiamo registrando le 22:27 e non ho ancora mangiato. Tu sono incoglionito che non mangi prima, fai schifo proprio, vabbè, comunque. Praticamente, vabbè, allora, il mio, aspettando che Simone trova una musica, magari subito. Comunque, il mio nome è, praticamente io prima, prima di iniziare a fare radio, seguivo uno youtuber famoso che credo conosca, che qualcuno conosca probabilmente, di chi ci ascolta, che è Johnny Creek. Ah, pensavo Johnny Bravo, però vabbè. No, Johnny Creek, che è uno youtuber che fa gameplay su videogiochi, vabbè. Seguivo questo youtuber, ce lo seguo ancora. Praticamente avevo l'idea di entrare nel mondo di YouTube col nome di Johnny e poi metterci qualcosa dopo. Ecco. Allora, mentre ci pensavo, adesso questa è la parte più bella, mentre ci pensavo, passavo davanti al ventinaio con la macchina della Total. No, e quindi dissi, beh, no. Aspetta, Johnny Total, va bene. Da quel giorno mi chiamai Johnny Total, però non ho mai aperto un canale YouTube, e appena ho avuto la possibilità sono entrato in una web radio a fare il DJ, quindi ecco perché sono abituato a dire e bella ragazzi, sono DJ Johnny Total, quindi perfetto. Sai che ti farei chiamare sempre Davide Rosselli, non Johnny Total, perché io ti chiamerò sempre Davide Rosselli, quindi tranquillamente, però vabbè. Oh, comunque la siga, cioè, è spettacolare, è Universal Show. Sarebbe bello cantarla tutti insieme, venire tutti qua a cantarla tutti insieme, ma visto che c'è gente che poi non viene, perché voi come sentite, a proposito, rimetto un'altra volta la base di prima, purtroppo come sentite oggi non c'è quella cacacazzo di René Cirafisi, perché oggi come altre volte oggi ha detto, oggi sono a Pavia, oggi perché sono a Pavia oggi, ecco perché il programma oggi non sarà riempito da quella magica armonia della vagina. Ecco, no, siccome lei ogni volta, l'altra volta perché ha avuto problemi, perché doveva portare la madre in ospedale, l'altra volta perché doveva studiare, e l'altra volta perché io ti odio, Irene Cirafisi, mi stai sul cazzo, cioè una roba allucinante. Poi il bello che lei va a Pavia e ne manco ficcano, cioè tu dovresti sapere che lei è fidanzato con uno di Pavia. Benissimo. Non è che ficcano, fanno, gli fa un po' tra fidanzati. No, giocano alla PlayStation. Tu che cazzo vai a fare a Pavia per giocare alla PlayStation? Cioè, madonna, e sono fidanzata. Sta gente qua è fidanzata. È una cosa tenera. Ma cosa?
Ma come fa a essere te a giocare alla PlayStation? Madonna mia, quanto vi odio. Magari giocano pure a FIFA. Ci mancherebbe. No, giocano a GTA. Giocano a GTA. GTA. Almeno quello. Vabbè, comunque. Insieme alla ragazza. Cosa? Una puttana insieme alla ragazza. No, vabbè. No, comunque, amici ascoltatori, oggi infatti non sentite nemmeno la bellissima voce di Pasto. Perché Pasto. Io ho scritto oggi pomeriggio Pasto e non mi ha cagato. Vabbè, comunque, proprio Pasto, mi vogliono bene. Cosa, Davide? Pasto sta mangiando. Ma cosa sta mangiando? La pasta, guarda. Cioè, mi immagino con queste battute stupide. Madonna mia. Vabbè, comunque, amici ascoltatori, oggi mettiamo un po' di musica. Io voglio iniziare subito con la musica rilassante. Rilassante perché è giusto così. E io voglio iniziare subito con questa canzone. Questa canzone rilassante estiva di Romping Shoes con Ed Lights qui nell'universo show, il programma proprio bello bello. I know why you're chasing all the headlights. Oh, cause you're always trying to get ahead of life. Baby, when you go, you know I'll be waiting on the other side. And I know it's cold, but if you stay, then I could keep you warm at night. Don't be a fool for the city nights. Scusate, io ho letto questo messaggio. Io voglio sentire come fa beatbox il signor Davide Rosselli. In arte Johnny Total. Johnny, mi fai sentire come fai beatbox professionale? Certo, tu sei professionale proprio. No, aspetta, no, non ho scritto professionale, ho scritto professionale. Sì, vabbè, quel cazzo che è. Faccio un po' di beatbox. Se vuoi sentire un po' di beatbox, vada. Allora, ragazzi, no, però vorrei dire un attimo una cosa. Gira su Facebook un deficiente, perché così può essere chiamato. Praticamente è un po' come, per me è come se insultassi il beatbox, perché alla fine, ok, rispetto a qualcuno che probabilmente mi sta sentendo. Stai parlando di Valentino per caso? Eh? Stai parlando di Valentino? Non lo so, ma è un coglione che cerca di fare, che fa tipo queste cose qua. Cioè, fa.
Non è, ragazzi, non capisci. Ah, l'abbiamo tipo... pure commentato, se non mi sbaglio. Ma sì, sì, l'ho visto, c'è... l'ho visto, sì, sì. Ma sì, c'è gente anche che ci ride su queste persone. Ragazzi, per favore, cioè, se pensate... Adesso, non credo, però, se qualcuno che segue questo... Come si chiama? Valentino? Sì, Valentino. Quello là che si... Scusami, è quello là... Scusami, per capirci meglio, è quello con la canotta, quello che si veste sempre con la canotta, che c'ha il cappellino, che c'ha gli occhiali da sole. Ragazzi, sì. Ecco, allora è lui. Se seguite quel tipo là e non sapete cos'è il beatbox e pensate che quello sia beatbox, sta sbagliando di grosso. Vabbè, quello sì, quello che sto per fare io, però era giusto una cosa per chiarire, perché quello è un deficiente, cioè chi sa fare beatbox veramente, che ci mette cuore, anima, passione, tempo. Vabbè, che poi si sente preso, diciamo, in giro da un deficiente. Esatto. Chiusa parentesi, ecco. Iniziamo. Ecco, attenzione, aspetta. Attenzione, amici ascoltatori, abbiamo passato la base e adesso sentiamo Johnny Total con il suo beatbox, prego. Aspetta, vediamo se si sente. Pazzesco, signori, ma io sono il nuovo cecchetto, signori, ma guarda chi cazzo vi scopro, ma ragazzi, ma di cosa stiamo parlando, su, ragazzi miei, no, io pensavo che mi prendevi per il culo ieri sera, che mi dicevi, io so fare beatbox, invece, cazzo, sei bravissimo, figlio. No, aspetta, vabbè. Diciamo che quello che so fare io sono cose basilari. Vabbè. Come tante cose, tipo, che ne so, la canzone dei mondiali. Tipo, aspetta per sentire. Ah, vabbè, no, perché siamo un pochino in ritardo, quindi magari lo farai sentire più avanti. Facciamo una bella cosa. Ogni settimana, fino a fine luglio, praticamente farei un pezzo beatbox all'inizio puntata. Guarda, sarebbe fantastico. Questa volta hai fatto un... Quindi ti devi preparare con calma, e vediamo. È una bella responsabilità prendere un sacco di cose da YouTube. Ecco, benissimo. Ma a proposito, io piuttosto di parlare di queste cose, io voglio cambiare subito base, perché è uscito questo articolo che io trovo veramente scandaloso. Allora, vi dico solo questo. Vi leggo solo il titolo: Berlusconi, divorzio dorato con Veronica. L'ex premier dovrà versarle 1.400.000 euro al mese, cioè, ma rendiamoci conto. Cioè, praticamente si è chiusa la causa di divorzio tra Silvio Berlusconi e Veronica Lario. La quarta sessione del Tribunale Civile di Monza ha deciso che l'ex presidente del Consiglio verserà all'ex consorte un assegno da 1,4 milioni di euro al mese. Cioè, ma io dico, ma che cazzo se ne fa di questa di 1.400.000 euro al mese? Cioè, cosa se ne fa? Cioè, cosa deve mangiare? Il pollo dorato? Ragazzi, non saprei. Allora, credo che probabilmente si andrà a fare la ceretta alle gambe. Alla Madonna, con 1.400.000 che cazzo. No, ragazzi, ma seriamente, cioè, avete mai pensato avere un milione, cioè, ma anche 1.000.000 di euro al mese? No, ma tu pensa che praticamente Veronica Lario gli aveva chiesto oltre 3 milioni di euro a Berlusconi, cioè tu rendi di conto. Vabbè, ragazzi, adesso, dopo tutto quello che ha fatto Berlusconi, vabbè, tradimenti, mignotte, cose così, però alla fine, cavolo, cioè, lui lavora, ma tra virgolette, proprio perché io, che vado a lavorare in campagna, mi prendo 45 ore al giorno, per dirvi, no? Vabbè. E faccio una... comunque, cioè, diciamo, lavora, va, diciamo che lavora. Cazzo, cioè, lui deve dare probabilmente un bel po' di stipendio a questa qua, che con 1.400.000 euro al mese, che cosa ci vuoi fare? Una volta che ti sei comprata il villone, la Porsche, la Ferrari, la Lamborghini, ti sei comprata una cabina armadio che è quanto casa mia, ti sei comprata tutto il mondo, che cosa ci fai con i restanti soldi? Sì, me lo appunto spieghi? No, ma poi il bello, cioè, tu chiedi tanti soldi, ma
cioè, che cazzo mangia questa qua? Mangia il pollo dorato, mangia... Che poi ne chiedeva più di 3 milioni, cioè, ragazzi, più di 3 milioni di euro, ma stiamo parlando di cifre esorbitanti, veramente. Cioè, in un anno si guadagnava un sacco di soldi, lei poteva pure stare a casa così sdraiata, cioè, aveva tutta la servitù del mondo. Amore, ti sono appena arrivati altri un milioncino di euro, ti è arrivato, ah, perfetto, tanto sono niente. Cioè, è pazzesco, pazzesco, è una roba incredibile, cioè, cose strane nel mondo, pensate, io voglio essere la moglie di Berlusconi, ve lo dico, io voglio diventare femmina solo per ficcarmi Berlusconi ed essere la moglie di Berlusconi, così almeno risolvo tutti i problemi che ho, guarda, è una cosa incredibile proprio, cioè, divento trans solo per Berlusconi, lo posso pure fare, tanto non è che mi cambia. Vabbè, comunque, amici ascoltatori, ma noi dobbiamo parlare di un'altra cosa che è successa in questa settimana. È successa una cosa pazzesca, una cosa incredibile. Il signor Lorenzo Vanitutto ci ha citato in un suo video, cioè ci ha salutato. Noi praticamente abbiamo seguito Lorenzo Vanitutto quando ha iniziato a fare i video, tipo i video di Just in Tempo. Quando si chiamava Just in Tempo, adesso si chiama normalmente Lorenzo Vanitutto. E l'abbiamo seguito con questo nuovo canale, grazie a una segnalazione di un nostro ascoltatore. Bene, lui ci ha citato. Una volta ha salutato me in un altro video dicendo: saluto Simone del Mattino dell'Universo Show, sempre in gamba, ha detto. E poi comunque in braccio. In braccio, pesavo troppo. Che cazzo stavo dicendo adesso? Mi fate vedere il film. Ah no, ecco. E poi ha fatto un altro video citando il nostro canale, soprattutto citando il nostro programma. Bene. A questo punto ringraziamo Lorenzo Vanitutto che sicuramente ci seguirà anche con questo video. Io ho trovato un altro video. Aspetta un attimo. Sì. Ragazzi, credo che io ho visto più o meno il canale di sto tipo, sì. Che mi pare un 3000 iscritti comunque, quindi credo che probabilmente non lo conoscano molte persone, anche perché anche delle visualizzazioni non è che siano tante esorbitanti. Comunque, per chi non lo conoscesse, ragazzi, sono venuto a conoscenza di questo personaggio una settimana l'altro giorno, mi pare. Quindi ragazzi, per chi non lo conoscesse, non andate a vederlo. Cioè, ragazzi, perché è veramente non allucinante, allucinogeno. Perché o vi drogate prima di vedere i suoi video o vi drogate dopo. Cioè. Vabbè. Lui ha fatto. Aspetta, lo devo trovare. Ha fatto un video. E siccome noi ci sta perfettamente sul cazzo Andrea Di Pre. Almeno stare sul cazzo Andrea Di Pre, no, dai, non mi difende Andrea Di Pre, se non vengo lì e ti uccido. Oggi d'arte mobile. Basta, questo operato d'arte mobile. Allora, praticamente ha fatto l'imitazione di Andrea Di Pre. Vi dico solo questo. Io inizierei con questo video meraviglioso. Carissimi amici, benvenuti nel canale di Lorenzo Vanitutto, detto Crazy Lori 84. Ma uno si chiamava Just Oggi in Tempo. Io vi faccio l'imitazione dell'avvocato critico d'arte Andrea Di Pre. Che culo, eh? Bello, due merde in uno. Oh, eccolo qua. Guardate, amici, sono Lorenzo Vanitutto. Aspettate, no, aspetta. Sono vestito. Sembra Giuseppe Simone che cerca di imitare Di Pre. Avvocato Andrea Di Pre. Oh, che bellezza. Mi sono vestito in questa maniera, proprio come si veste lui. Ma ti fa larga la giacca. Per far vedere che faccio un video di un'imitazione dell'avvocato e critico d'arte Andrea Di Pre. Sì. La cravatta rossa me la sono comprata per due motivi. Primo motivo, per quanto interpreterò in un video l'avvocato e critico d'arte Andrea Di Pre. Sì, abbiamo capito. Secondo motivo, quando andrò alla corrida a Sicignano. Oddio mio. Che si farà il 27 e 28 ottobre
2013. Ma questo è un video di 2 anni fa, renditi conto. Mi vestirò in questa maniera. Che culo! Con la giacca nera, la camicia bianca e la cravatta rossa. Perché? Perché? E un parrucchino in tasca. Perché sono un vestito elegante. E quindi mi vesto così. Sì, faccio sta cazzo di imitazione. Cioè, mi sono passati 2 minuti e 3 per dire sta cazzata. Per l'avvocato critico d'arte Andrea Di Pre. Ecco. Vi voglio far vedere che imito lui. Ma anche no, possiamo chiudere anche qui. Ma non come vorrei, cioè. Che senso? Non come. Ma che cazzo? Vorrei imitarlo. Però non come fa lui. E come? No, perché lui si imita da solo. Aspetta, aspetta. Vestendomi con la giacca nera. Ancora. Abbiamo capito che quel vestito di Di Pre. Sono passati 3 minuti, non ha detto niente. Oddio mio. Dai cazzo. Imitazione, ma. Oh madonna. Da come si veste, non dalla voce. Sì, vai, sì, sì, sì! Perché altrimenti sarebbe... Ancora? Che cosa? Perché si ferma? Il treno sta passando, che capostazione! È vero, se si, se si mette il cappellino con lo scritto Ferrovie dello Stato sembra un capostazione. Come l'avvocato critico d'arte Andrea Di Pre. Ancora, Giusto per fare questo video. Lui imito, ma da come mi sono vestito. Ancora, sì, abbiamo capito, vai avanti. Quindi, spero che apprezziate cosa? Questo video. Ecco. Voi che mi seguite guardando da YouTube. Perfetto. Ci stai indicando. Spettatori di YouTube, se voi non sapete che io sono un coglione, sono stato intervistato da Andrea Di Pre. Beh, non mi vanterei che sei stato intervistato da Andrea Di Pre, siccome adesso lo odiano tutti. L'avvocato e critico d'arte. Adesso ho capito, dai, alla fine lo dico del video. E gli avete riaperto il canale ufficiale, ma avete chiuso il secondo canale. Forse Andrea Di Pre vi ha detto riapritemi quello ufficiale e chiudetemi. E chiudetemi. Il secondo, forse questo ha detto. Non sono tanto sicuro. Non lo sa neanche lui. Io sono vestito come lui. Ah, sì. Ma dove mi sta salendo l'omicidio? Fatto vedere che faccio un'imitazione di Andrea Di Pre. Di Pre. Avvocato e critico d'arte. C'è da... Da? Ma non dalla voce, da... Oh, Dio. Quello che fa lui, questo l'ho detto già. Ma va, l'hai detto 1 miliardo di volte. Con la giacca nera. Sì. Oh Cristo. Basta. Mamma mia. Basta. Da Lorenzo Varitutto, Renzo 84. No, alleluia. Alleluia, alleluia, perfetto. Questo è... No. No, è tornato, porco. Ha salutato. Perfetto, ringraziamo il signor Lorenzo Valentutto. Questa è la nostra dedica alla cosa, va bene. Allora, cosa volevi dire tu? Io adesso però, ragazzi, cioè, preparatevi perché io sto per sfadare merda proprio su questo video. Mi raccomando, non bestemmiare, non fare come Pasto, Pasto che nella diretta che abbiamo fatto alla finale di Champions League ha bestemmiato in diretta, mi raccomando, va bene. No. Allora,
Chi è questo Lorenzo? Allora, Lorenzo vali tutto. Se sei all'ascolto di questo programma, di questa puntata del programma, ti vorrei dire, allora, smetti di fare i video. Perché e da quello che ho potuto, no, perché non è che a noi ci fa non è che ci fa un favore, perché più ci siete personaggi trash, più date possibilità a noi che vi prendiamo in giro, che vi critichiamo, date la possibilità a noi di criticarvi. Quindi vabbè, ci stai facendo un favore che ci sia ancora. No. Però da quello che posso leggere tra i commenti, sì. Sì, leggermente, ma proprio leggermente, preso per il culo. E io non vorrei dire, però hai, cioè, questo video, ragazzi, non so se l'avete, se si vede, non lo so, non ho capito. Sì, bene. Sì, sul canale nostro di YouTube. Ah, okay, si vede, perfetto. Quando vedete il video, ragazzi, cioè, vedrete un Giuseppe Simone che imita Di Pre, ma allo stesso tempo con la voce di Lorenzo vale tutto. Esatto. Avete un tris di merda, ma la merda proprio, ragazzi, perché sto video non c'ha senso. Oh, dura 5 minuti e 59, ho sprecato 5 minuti e 59 della mia vita per vedere questo video, che non è un video, non dice niente, dice solamente sono Andrea Di Pre, avvocato critico d'arte. Esatto. Mi sono vestito come a lui perché non c'è un cazzo da fare oggi, e quindi mi sono vestito come a lui, siccome mi ha intervistato, quindi c'è proprio una soddisfazione personale. Io essere intervistato Andrea Di Pre mi sentirei più che altro inferiore alla razza umana, perché questo è Andrea Di Pre, è solamente uno che all'inizio sembrava veramente un critico d'arte, ma poi quando si è aperto il secondo canale, che ha iniziato a intervistare Canazzo, cioè, se voi vedete il titolo del video, Canazzo, il nuovo Tupac moderno, per uno che ascolta rap come me da 17 anni, da quando è nato, sentirsi dire che quello è il nuovo Tupac, io volevo andare ad Andrea Di Pre e spezzargli la noce del capocollo e mettergliela su per il buco del culo, ecco, l'ho detto io. Quindi, ragazzi, vabbè, scusatemi lo sfogo, però quando vedo queste cose non ci può lo sfogarsi, perché veramente, cioè, è una cosa. Ma qua ti devi sfogare, se no non è universo show, ragazzi. Cioè, ormai su internet gira trash, solo quello. Che poi hanno anche un po' di visualizzazioni. Cioè, persone che veramente non hanno un cazzo da fare alla casa. E fanno ste cose per mettersi in ridicolo. Prendiamo un esempio qualsiasi, Giuseppe Simone, prendiamo un altro esempio qualsiasi. Per come ma il problema è che Giuseppe Simone, poi chiudiamo il discorso perché siamo in straritardo, comunque il discorso è anche molto bello quello che hai fatto, è il fatto che adesso Giuseppe Simone fa il filosofo, cioè fa video normale, non fa nemmeno più ridere, cioè non è che è cambiato, poi si è fatto pure biondo, cioè una roba allucinante si è fatto. Ormai da quando ho conosciuto Di Pre, secondo me Giuseppe Simone è partito un po' di testa. Può essere. Vabbè, ragazzi, comunque, questo era, diciamo, Lorenzo vale tutto con l'imitazione di Di Pre, avvocato e critico d'arte. Perfetto. A questo punto mettiamo il jingle e la seconda canzone di oggi, andiamo. Sono due orologi che corrono. Quello ha detto una cosa gravissima. Allora, se la dici devo poter replicare. No, va bene. Torniamo per fuori. Io ho semplicemente detto. Dibattito. Hai detto che il Presidente della Repubblica non ha scelto la vita. Torniamo. Ha scelto la vita come la forma. Ho detto che ha scelto la forma. Lasciami parlare. E taci. Hai detto che non ha scelto la vita. Taci. Il Presidente della Repubblica. Taci. Taci! In your mind, brain.
Vabbè, ma che canzone della Madonna, signori miei, voglia di estate proprio, voglia di estate, di vedere le belle fighette che ballano tutte nude. Benissimo, benissimo, scusate, momento di pazzia. A questo punto termina qui la prima parte dell'Universal Show e ci sentiamo tra pochissimo per la seconda parte. Dopo mi devo sfogare su una cosa che mi è successo due weekend fa, quindi mi raccomando, e poi ci sarà la nona puntata, anzi la penultima puntata di The Lady, finalmente, che seguiremo tranquillamente, quindi non cambiate canale, mi raccomando. Ciao ragazzi. Collegamento in corso per la seconda parte dell'Universal Show. 3, 2, 1. Universal Show è anche su Facebook. Cerca di Universal Show e metti mi piace. Potrai trovare podcast di qualsiasi puntata, scenette e tanto altro ancora. Cosa aspetti? Cerca di Universal Show su Facebook e metti mi piace. For so long I've been searching for someone else who makes me feel complete. Try to get rid of my worries, but in the end I only felt all the more in me. I guess the answer lies somewhere, but I will find it inside of this cocoon. Need to shed light in the darkness and tear it up till the colors turn me into a butterfly. I'll ride a gust of wind in my gown. I'm butterfly. I'll be free in the sky. The sword my eyes will shine rich with treasures, and all of these wonders are there before my eyes. Butterfly, I'll feel so beautiful in my gown. Butterfly, I'll spread my wings and fly. A new life will open up inside my soul, and the world outside will soon begin to smile. Just a little fresh breeze, and like a bird I'll be soaring in the spring. I can finally be happy, 'cause it's inside of me that I found my peace. And now the flowers are calling, enticing me with the joy of sweet perfumes. Among the petals I'm strolling and feel the freedom of my rebirth into a butterfly. I'll ride a gust of wind in my car. A butterfly, I'll be free in the sky. The sun my eyes will shine rich with treasures, and all of these wonders are there before my eyes. A butterfly, I'll feel so beautiful in my car. A butterfly, I'll spread my wings and fly. A new life will open up inside my soul, and the world outside will soon begin to smile. Allora, prima di tutto vorrei salutare Angelo Sinatra e Carmen Sinatra per avermi passato questo disco meraviglioso, Crazy DJ con Butterfly, qui nell'Universo Show. Il programma è proprio bello, bello, il programma è proprio bello, bello, bello.
Vabbè, comunque, amici ascoltatori, voi sapete che io qualche volta racconto un po' i cazzi miei, no? Giustamente, visto che il mio programma è faccio quel cazzo che voglio, quindi non rompete le balle. Io devo raccontarvi un fatto che mi è successo 2 settimane fa, purtroppo è successo un fatto veramente molto grave. Sì, che a me ha colpito molto. Ho preso la multa, ho preso la mia prima multa. Sì, ho preso la prima multa per eccesso di velocità. Allora, io vi spiego esattamente come sono andate le cose, perché io voglio capire una cosa. Io voglio capire una cosa da questi minchioni che mettono l'autovelox, che io odio a morte. Io odio a morte l'autovelox. Allora, io voglio capire una roba. Allora, è uno sfogo mio personale, quindi non pensate una cosa. Allora, io voglio capire, da queste teste di cazzo, da questi comuni di merda che decidono di mettere l'autovelox per la velocità, che mettono i limiti di velocità con in strade che non c'entrano un cazzo. Allora, voi spiegatemi, c'è troppo rumore! Allora, scusami, cosa stai facendo? Allora, no, sto messaggiando con la mia tip. Ah, ok, perfetto. Ti ho detto il motivo. Ecco, no, lo so. Io voglio capire. Io ho una strada secondaria, che è praticamente una strada statale, solo che ha praticamente la caratteristica delle strade statali, che sono tipo le autostrade. Ci sono quelle che hanno 2 corsie e quelle che hanno 1 corsia. Voi spiegatemi per quale cazzo di motivo in una strada statale, che è la strada statale dei Giovi, qua a Milano è conosciuta perché praticamente collega la provincia sud-ovest di Milano con quella di Pavia, perché c'è il limite a 70, quando il limite di una strada statale secondaria è 90 km orari? Per che cazzo di motivo mettono i autovelox che vanno a 70? Io praticamente sono andato con questa tipa, che praticamente stavamo tornando a casa, e sono andato a 85 km orari, non sapendo che c'era l'autovelox, oppure non me ne ero accorto, adesso non mi ricordo benissimo. Spiegatemi che cazzo di senso ha fare l'autovelox a 70 km orari quando minchia, ma che cazzo è 70 km orari? Oh. Ma poi 70 km, ma dai, ma su una strada statale! Cioè, ma tutti. Poi sì, bello che tutti quanti, tutti, non ditemi che non è vero, vanno a massimo a 100 nelle strade statali, perché se non c'è nessuno è l'una di notte, chi cazzo vuoi che ci sia, a parte le puttane, cioè ci sono, non c'è nessuno in giro, come cazzo faccio andare a 70 all'ora? Poi dove la vado a prendere la multa? In un paese che non conosce nessuno, vi dico solo il nome: Vellezzo Bellini. Che nome è Vellezzo Bellini? Che nome è Vellezzo Bellini? Che nome è? Ho preso 200 euro di multa e poi mi hanno tolto 3 punti della patente per una cagata. Perché queste teste di cazzo, che poi cosa fanno? Il bello che quando sono andato sabato mattina a ritirare per vedere le foto della multa, Vellezzo Bellini, che non se la caga nessuno, aveva ben 20 telecamere in tutta la cittadina, che è una cittadina di 1000 abitanti con 20 telecamere. Ma che cazzo di senso c'ha? Ma non vi vergognate di fare una cittadina con 20 telecamere? Che cazzo me ne fate di 20 telecamere? Che cazzo è il Grande Fratello? Ma che roba è? Cioè, ma vergognatevi, ma fate veramente schifo, fate. Ma siete una roba assurda proprio. Cioè, 20 telecamere a Vellezzo Bellini, ma io veramente sono sconcertato, cioè sono sconcertato. Questi, che poi è bello, che questi autovelox non servono assolutamente un cazzo, servono solo per arricchire i comuni, perché poi i comuni non... Cioè, è veramente una roba allucinante. Cioè, i comuni si arricchiscono grazie agli autovelox. Cioè, ma è una roba che a me mi viene nervoso. Mi viene nervoso. Vabbè, comunque, amici ascoltatori,
Non ridere, è una cosa triste, porca puttana. No, madonna. Vabbè, io parlo da esterno, visto che la macchina la prenderò il prossimo anno. Allora, io, avendo nella mia infanzia giocato molto ai videogiochi di auto, avendo guardato tutti i capitoli della saga di Fast and Furious, io ando a 130 nelle curve in paese. Come benissimo. No, vabbè, però ragazzi, no, aspetta. Però dai, ragazzi, adesso parlando seriamente, faccio veloce perché siamo in ritardo. Stavo dicendo, io ho detto che siamo in ritardo, tu hai ancora tempo per parlare. Questa cosa degli autovelox, non penso che sia totalmente sbagliata, perché però sì, ho capito. Aspetta. Gli autovelox su un'autostrada che può essere quella che ti porta a Roma, che ci sono sei corsie, tre da una parte, tre dall'altra, io ci posso pure stare che ci mettete gli autovelox, ma non che me li mettete, come ha detto lui, in un paesino di merda che non si caga nessuno, 20 telecamere. No, cioè, aspetta, ma veramente, ti dico di questi più. Vanno a controllare pure quando va al bagno uno, cioè, esatto, vediamo. Ma tu, vi dico, tipo la Salerno Reggio Calabria, tipo, ti faccio un esempio stupido, perché io, siccome io sono della provincia di Salerno, qualche volta sono sceso con la macchina con i miei genitori, ma possibile che, scusami, a scuola guida ti insegnano che il limite massimo di velocità in un'autostrada è 130. Perché cazzo c'è il limite di 100 sulla Salerno Reggio Calabria? Cioè, ma perché? Perché non so se l'hai notato, ma la Salerno Reggio Calabria è leggermente piena di buchi. No, vabbè, ma adesso l'hanno un pochino. Ma da Salerno, ma io non parlo da Salerno, non parlo da Reggio Calabria, da Cosenza in giù, parlo da Salerno in giù. Cioè, ma è una roba allucinante. Ma come cazzo si fa? Che poi è bello che quando io esco a Sala Consilina c'ha tre corsie, non devi andare a 100 perché c'è Virgilius. Ma che cazzo, ma sei? Il fratello di Zeus? Cos'è Virgilius? Ma dai, su. Oh, Simo, ti racconto questa cosa. Una volta siamo andati a Milano con un mio amico che aveva preso la patente tipo da una settimana. E poi l'Audi A3, mi pare, comunque aveva una bella macchina, tipo veloce. Siamo andati a Milano, siamo andati così perché non lo so, avevamo deciso di andare a Milano, era un giorno di vacanza, era. Ho detto, andiamo a Milano, ma andiamo sull'autostrada, andiamo. Il mio amico parte, tipo, andiamo lì, sull'autostrada a 100, l'autostrada inizia ad accelerare, siamo arrivati a 160, per tutti gli anni sull'autostrada siamo arrivati tipo, ci vogliono, mi pare, un 12 ore, se non sbaglio, no, di meno. Vabbè, no, vabbè, penso 12 ore, penso che vabbè, è la stessa cosa di Milano Salerno. Siamo arrivati più o meno in 6-7 ore. Minchia, mamma mia. Se sull'autostrada era spettacolare. Vabbè, ragazzi, però se ci sono i più piccoli, non imitateci, perché noi siamo professionisti. Ma chi? Ma non è vero. Siamo piloti addestrati. Ma sappiamo, chi? Ma se c'hai 17 anni, tu come cazzo fai a essere un pilota? Tu idiota. Sappiamo come cadere, siamo allenati a tutto. Cazzo siamo, il wrestling adesso. Comunque vigili, come cazzo, di polizia locale, andate a fare in culo voi e cazzo di telecamere del cazzo, ma andate a cagare. Vabbè, comunque, amici ascoltatori, ma non perdiamo altro tempo. Scusate, voglio vedere se mi querelate. Voi, adesso, io pretendo che adesso vengono quelli della polizia locale qua sotto e mi ammazzano. Voglio, mica vi aspetto col mattarello, puttana la madosca. Partiamo questo delirio. Ecco, va bene, basta con questo sfogo, perché adesso è il momento del nono episodio di The Lady. Signori, abbiamo deciso di buttarla subito via, The Lady, perché stiamo aspettando la seconda serie, perché Lori del Santo ha promesso che farà la seconda serie. No. Quindi sì, amico mio, dobbiamo aspettarci anche la seconda serie. Aspetta, la dobbiamo recensire. Ovvio, bisogna recensire. Simone, io lascio la radio. No, sto cazzo. Tu adesso stai qua e ci guardiamo sto cazzo di The Lady. Aspetta, però sai che non mi ricordo se l'ho scaricato? Mica, sono cazzo. Mi si è bloccato il computer. Ecco, perfetto. Ce l'ho. Allora, è partito. Eccolo qua. Sta cosa. Ecco, benissimo, andiamoci a vedere il nono, anzi, andiamoci a sentire e a vedere il nono episodio di The Lady. Va bene, sì, ma si l'ha cambiato, ma basta. Ma perché cambiano niente? Perché cambia sempre sigla? Perché non intentamos che tutto vuelva a ser come antes? Ecco, vediamo una macchina, il Fast and Furious. Così, giusto per, così sì, buttata sì. Lì una Mercedes. Sì.
soy alguien que no quiere sufrir. ¿Por qué no tratamos de empezar de nuevo? Tanto veníamos... No, aspetta, ma... Scusami, hanno fatto la versione di parole, parole, parole. Ma stiamo scherzando? Sì, credo che tutto va a essere differente. Mamma mia. Tristezza. Caramellos, ma che schifo, mamma mia. Zucchero filato. Sembra una canzone neomelodica napoletana. Sì, infatti. Oh, vediamo la figona qua. Ormai sono in ritardo, figa. Aspetta. Sì. L'uomo ricco l'ha messo su un piedistallo. Ho sfruttato la mia bellezza e lui è stato la chiave per raggiungere la ricchezza. Iniziamo subito con questi monologhi del cazzo. Ho dovuto sacrificarmi per lungo tempo, ma ho sempre avuto una carta di credito illimitata. E quindi? Come non entrare in una porta costantemente aperta? Ora se non entri in una porta aperta sei un imbecille ritardato. Cosa mi dice che la mia felicità durerà poco? Tipo la sua porta. Ecco. Perché siamo a Miami? Passiamo da Milano a Miami così? Ticcerando. Hi, do you have something for me? What's your name? No. Andre. Yes. Thank you. Welcome. Perché dice thank you? Cosa sono questi discorsi? Boh. Thank you, welcome. Boh. Thank you, welcome. Entra in una stanza, sto tizio. Che sembra Razzo de Gun, però vabbè. Oh, magari si spoglia. Beh, come no? Si spoglia perché deve essere un porno gay per forza sto robo. No, si spoglia perché sennò poi non è incline al tutto il resto del film, della ragazza, dai monologhi nudi, diciamo. Senti, Lona, posso farti una confidenza? Sì, secondo me tu ti fidi troppo delle persone. A volte sei davvero infantile. Ma se nella vita si deve sempre essere diffidenti, che vita è? È un incubo. Certo, ma a volte ti dà fiducia solo per pigrizia. Sì, è un'abitudine che molti hanno, invece si potrebbe tranquillamente evitare. Hai ragione, Manu. Bisognerebbe dare fiducia solo quando non si hanno altre alternative. E poi torniamo da sto tizio. Stavo iniziando ad interessarmi quel dialogo e vediamo sto pirla che dorme, va bene. Facciamo ancora pubblicità all'iPhone, tutti con la stessa suoneria, ma è una roba allucinante. Pronto. Dove sei? Ah sì, scusa, è da due giorni che non dormivo. Sono crollato. Sei in ritardo. Ora mi vesto e vado. Spicci. Sì. Ma ti devi mettere solo la camicia, testa di cazzo. Mo deve fare il modello adesso. Deve far vedere che c'ha il fisico. Un'altra Buongiorno, scena. Signora Luna. Salve, signor Calò. Ha deciso cosa fare del nostro business? Dopo l'ultima riunione ho deciso che colpire e basta non è sufficiente. Bisogna avere degli obiettivi. Pensare al dopo. Ma dove sta leggendo? Ma sta leggendo, non sta leggendo. Sì, probabilmente. L'ammiro. Grazie. Ho dovuto diventare grande in fretta. Ci aggiorniamo. Ho dovuto diventare grande. Va bene, a dopo. Ecco, cambiamo un'altra scena, ancora sto tizio. Ecco, il club di Froci. Ecco. Ma cosa sono queste scene? Perché vediamo dei tizi in bicicletta? Perché? Ma perché non recensiamo Full Metal Jacket, per favore? Ma dai. Vediamo ancora sto tizio che va in giro. Sì, ma vediamo delle persone che stanno facendo delle riprese. Cosa ce ne fotte a noi? La Rai che organizza il volo a New York. Cosa ci fa LeBron qua? È venuto a rovinare i miei piani.
LeBron. Voglio aspettare che la situazione si calmi. Sai che lo stavo dicendo io? Cioè LeBron James, LeBron James gli sta rovinando il piano? Cioè ci prendiamo, ma mi prendono per il culo? Chi è stato? Ma perché ste macchine random affittate? Pure Eva Simons sulla mia strada. Ma vai a fare, ma basta, ma andate a cagare, ma basta. Che tristezza. Ecco i poliziotti, beh, arrestatelo sto ricchione. Pure la polizia. Non è il momento giusto. Meglio che me ne vado in spiaggia. C'è tre ore di scena perché... Ma guarda. Ma ammazzatemi, vi prego. Luna, mi fai una confidenza? Sì? Sei innamorata di Luca al 100%? Sì, sono innamorata. Ma innamorata della vita. Inseguo l'amore, la voglio imprigionare. Ma che cazzo vuol dire innamorato della vita? Te ho paura di amare, mi fa stare male. Perché tutti questi pippe mentali? È sensibile, il desiderio mi distrugge. Dai, andiamo a sederci sul divano, vieni. Ma che Carlo Cracco questo? Infatti assomiglia un po' a Carlo Cracco, eh? Lona, mi intrighi, sei così passionale. Sono mutante, abbino colori e profumi. Metti il pomodoro! Una scia invisibile che mi conduce in tempi impensabili. A proposito, Doris mi ha non detto. Non ha capito un cazzo di quello che ha detto! Sì, scusa, mi Dio stavo dimenticando. No, stavo pensando a mettere il sale nella pasta. Grazie, Manuel. Devi mettere il sale, merda! Hai. Tutto bene. Ma che hai? Ma cosa? Hai cosa? In inglese poi italiano. Porca sono puttana. Sono qui per concludere la missione. Nessuno deve sapere. Hai. Sono muto. Hai Hitler. Sono una bomba. Ah, mi sono fatto male. Sei sempre il solito. Ma penso che sei bellissima. Ma che cazzo c'entra? Cosa ma gli discorsi sono veramente fatti di merda. Invitami in camera tua qualche volta. Sono fidanzata. Lui non lo saprà mai. Lasciati andare. Sì, ma è una questione di rispetto, mio caro. Rispetto. E poi lasciarti andare, poi senti che puzza. Non tradisci per una questione poi di rispetto. Allora predico che ci vedremo. Il tuo love affair finirà presto. Love cosa? Parti, mio caro. Ricordando i precedenti, devo ammettere che lasci il segno. È un principio della mia vita. Tesoro, conservo le mie energie per te. E ovviamente concludo l'operazione. Ma vai a cagare, va. Ciao. Ciao. Ma quanto, ma è una roba allucinante sta serie, ma come si fa? Ciao amore. Non mi chiamare così. È perché io ti amo. Tu mi perseguiti. Ma io mi fido di te. È per questo che non indago nella tua vita di modella. Io sono onesta. Ed è proprio perché ti fidi di me che mi metti le catene. Se non ti tirai libera, non voglio ingannarti. Senti, prendi un po' di tempo. Voglio dimostrarti che ti lascio la tua libertà. Non sono la donna giusta per te. Il mondo è il mio habitat. Allora, ciao. Bello, bello, complimenti. Allora, ciao. Tutto scazzato. Cosa fa questo adesso? Ma non ci credo, fa le flessioni in spiaggia. Cioè, sto qua a fare le flessioni in spiaggia. Stiamo scherzando, vero? Si fa tanto per perfezionare il corpo. Ma cosa vuol dire? E poi, basta un attimo e il cervello va in cortocircuito. Sono collegato all'alta tensione. Non so quale sarà il mio destino. Ma che cazzo vuol dire? Ma io non lo so, ma... Sai, un giorno mi piacerebbe trovare la scatola nera dei miei sogni. Io no, io non sogno, ho solo incubi. Credo che quando sogno vivo una seconda vita. È surreale, ma la vivo intensamente. Quando mi sveglio ho difficoltà a riprendermi. Poi di notte ritorno nell'altra vita. Io vengo uccisa, perseguitata da killer e spacciatori di droga. Beh. È pesante vivere due volte. Che ridere. Ho la sensazione di non riposare mai. Mi logoro.
Champagne o analista? E vai. Chiamami da New York. Ti devo presentare un amico. Non mancherò. Beh, bei discorsi, belle robe, proprio. Pronto? Ciao. Ehi. Che no, questo il marito? Ehi. Ci conto. Va bene. Bene, questo qua non può essere credibile come mafioso, cioè. Saluti. Sembra un napoletano con problemi. Wow, che bel vestito. Eccolo, sei Carlo Cracco. L'evento di questa sera. Sai, Manuel, sei il mio migliore amico. Vedi, con te posso parlare. È bello sapere di essere capiti. Normalmente la gente è solo un confusionale. Beh, oddio. Essere capiti da sto tizio, già dalla faccia da pirla che c'ha. Quando hai bisogno, per te ci sono sempre. E Luke? Luke a volte mi fa talmente arrabbiare che mi viene voglia di lasciarlo per sempre. Si vede che sei innamorata di lui. Ma lui... Beh, oddio, l'ultimo discorso non mi sembra tanto... Deve avere il suo corso di estinzione. Ma non riesco a non pensarlo. Dai, prendiamo questo momento. Facciamo scorrere fiumi di champagne. Dai, ma possiamo fare, sì. Facciamo scorrere. Avevo capito quello. Vabbè, comunque, finisce la nona puntata, la penultima puntata. E settimana prossima ci sarà l'ultimissima puntata di questa serie meravigliosa. Noi abbiamo amato questa serie e speriamo che la seconda serie sia la più bella. Infatti, vediamo la faccia di Costantino Vitaiano. Perfetto, abbiamo finito. Simone, cosa c'è? Cosa succede, amico mio? Io potrei esprimere il mio pensiero. Ecco, sì, infatti ti sento un po' così. Voglio capire veramente il tuo pensiero adesso. Allora, vabbè ragazzi, è successo. No, perché comunque. Allora, è successo, vabbè, una cosa privata, dettagli, e quindi vi state sentendo un po' poco rispetto all'altra volta. Allora, adesso, siccome io sono incazzato nero, sappiatelo. Sì. Allora, quello che volevo dire è che comunque la serie non è che sia stata girata proprio malissimo. Adesso, qualche cosa c'è da rivedere, tipo la Lady... che leggeva dal quando c'era alcune parti c'era dove guardava fisso un punto perché probabilmente stava leggendo il suo discorso, ma dico io no, monologhi interiori, intanto c'è gente che fa casino, monologhi interiori con il costume da bagno, cioè mezza nuda. Sì, esatto. Perché? Cioè, qual è il motivo, la cosa che ha fatto fare a Lori del Sato, a chi diciamo, ha strutturato questa serie, fare questi monologhi interiori così, a gratis? Perché comunque, non, a parte che non si capisce niente, cioè dice cose così, cioè, non si capisce. Senza senso, è vero. Gli attori secondo me non ci credono neanche a quello che ci dicono. Infatti, ma poi le citano malissimo, cioè una roba allucinante, cioè, c'è gente presa da uomini e donne, che tristezza. Vabbè, comunque Carlo Carlo Cracco, metti il sale! Ecco, benissimo, lasciamo perdere. Con questa imitazione di Carlo Cracco mettiamo l'ultima canzone di oggi, andiamo. Questa è Universal show.
as you know. Andiamo di Dance anni 90, DJ Ross con Dreamland, qui nell'Universal Show. A questo punto, amici ascoltatori, siamo alla fine di questa bellissima puntata dell'Universal Show. Siamo alla fine. No, proprio fine, no ancora. Però, della puntata. Ecco, siamo alla fine di questa bellissima puntata, siccome Davide deve mangiare, quindi chiudiamo subito. Cosa? Ho fame. Ma se sei un pirla, non hai mangiato prima, non lo so io. Madonna santa. Vabbè, comunque, perché voi dovete sapere che io ho sempre avviso che comunque alle 9:15 devono venire su Skype per prepararsi per la puntata. Benissimo. Gli dico proprio l'orario, perché così almeno mangia prima e poi fa la diretta. No, ma va, prima fa la diretta di un'ora e mezza, poi mangia. Cioè, sei all'incontrario, tu sei una roba incredibile, tu. Vabbè, ognuno ha i propri difetti e i propri pregi. Vabbè, comunque, amici ascoltatori, termina qui questa puntata. Ringraziamo come sempre, anche se da poco è arrivato nel mio show, Davide Rossello, il giorno è tutto. Grazie ragazzi, quindi cari radioascoltatori, io vi saluto, mi raccomando, continuate a seguire il programma, perché ogni settimana c'è una critica nuova, quindi io seguirei questo programma solo per le critiche. Comunque, ecco, bravissimo. C'è sempre recensioni. Vabbè, mi raccomando, passate dalla pagina Facebook Universal Show, che lì trovate tutti gli aggiornamenti, puntate, tutte queste cose qua. Mi raccomando ragazzi, continuate a seguire l'Universal Show. Ecco, bravissimo. Poi vabbè, ringraziamo anche quella stronza di Cirafi, sì, poi ringraziamo Pasto. Da Simone Cimino del Martino è tutto, non mi resta che dire solo una cosa, e sapete cos'è? Mi sei bloccato, che sto dicendo? Qualcosa che non ti stancherà mai. Universal Show.